di questo nuovo depuratore, e insieme a lei abbiamo potuto capire tantissime cose. Direttamente dalla Regione Lazio, Silvana De Nicolò. No ragazzi, io sono onorata, ma questa presentazione va a loro, perché come hanno detto gli altri, noi siamo semplicemente dei portavoce. Poi volevo dire a Carlo, quella parolina non iniziava con VAF e finiva con LO? Mi pare che era quella la parolina, però vabbè, adesso che siamo nelle istituzioni magari questo folklore non lo adoperiamo più. Allora, Maurizio ha tratteggiato questa storia veramente assurda, che se si racconta anche al di fuori di questa realtà dove i cittadini la conoscono, è una cosa allucinante. Un'area, pensate, destinata allo sviluppo artigianale, quindi lo sviluppo delle imprese, del territorio, quindi possibilmente rivalutando quello che è il vero tessuto commerciale, economico del territorio, cosa di cui abbiamo un estremo bisogno, che è stata prima lasciata lì così nell'abbandono. Sono stati fatti pagare gli oneri dovuti ai futuri occupanti di queste aree artigianali, e poi è stata trasformata praticamente in un luogo di scambio di camion della Monnezza. Questa cosa veramente è una cosa inaccettabile in un'area in cui tutto si dovrebbe puntare sulla rivalutazione di queste attività, non solo sul verde, no? I parchi. Noi qui siamo dentro un parco grandissimo, che è un parco urbano e altamente urbanizzato, che è il Parco dei Castelli Romani, che tra l'altro è anche limitrofo e confinante con quello dell'Appia Antica, quindi abbiamo tutta una serie di aree tutelate, vincolate, che però di fatto restano sulla carta. Forse sono servite, Maurizio, come poltronificio o assumificio sicuramente per qualcuno, perché poi la tutela di queste aree è stata sempre lasciata alla buona volontà di qualche gruppo di ambientalisti, di persone appunto di buona volontà che andavano a pulirle ogni tanto o ad adeguarle a quello che è la loro denominazione. Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, nei nostri programmi del Movimento 5 Stelle c'è sempre l'ampliamento e il potenziamento di tutte quelle che sono le aree ad alto vincolo, quindi parchi nazionali, parchi regionali, riserve, monumenti naturali. Una piccola fettina, piccolissima, il Movimento 5 Stelle del Lazio l'ha fatta, riuscendo a far approvare un pezzettino in più del Parco dei Castelli Romani, che è il monumento naturale della sughereta di Pomezia, naturalmente con l'appoggio di un altro sindaco, oltre a Daniele e a Carlo che abbiamo ascoltato qui, un altro sindaco a cui siamo tanto affezionati, no? Che è Fabio Fucci, il nostro... il primo sindaco del Lazio del Movimento 5 Stelle, insieme a Civitavecchia, credo, però comunque è un sindaco a cui siamo molto, molto affezionati. E questa riserva, quest'area, questo monumento naturale della sughereta, adesso in realtà esiste. E noi da parte nostra abbiamo anche presentato una proposta per allargare il parco dell'Appia Antica e ricongiungerlo con un corridoio vincolato al Parco dei Castelli Romani, cosa che sarebbe molto opportuna per frenare le bramosie di sviluppo edilizio che pesano sul comune di Marino, che come sapete insomma c'ha questo sviluppo che ancora non si riesce a fermare a tempo indeterminato, anche se, e qua di nuovo vi chiedo un applauso al sindaco Carlo Colizza, tutto quello che poteva essere fatto a livello di comune Marino l'ha fatto, al momento non dando nessuna autorizzazione a costruire in quell'area, che insomma ci sembra veramente un paradosso in questi luoghi dove, dicevo, dobbiamo puntare soprattutto su questo, sulle caratteristiche naturali, sulle caratteristiche storiche, architettoniche, sul patrimonio e naturalmente sul patrimonio economico e di attività e di agricoltura che ci ha ben descritto Elena, che c'è qui. Io ora, insomma, ancora un appello, ancora una volta, io immagino che le persone che sono qua, che vedo così interessate, non abbiano bisogno di essere convinte, però io spero che piano piano si passi la voce che veramente per Grotta Ferrata, che ricordiamo è stata il gemello siamese di Marino nel male, quindi i due sindaci
insomma, il nostro caro amico che mi piace tanto nominare qui, Adriano Palozzi, che pensa che basti trovare un prato e scavare un buco e fare una discarica per eliminare i rifiuti, aveva chiaramente un suo sodale anche qua nel comune di Grottaferrata. Pensate invece quanto sarebbe bello che i cittadini potessero avere come punti di riferimento Maurizio, ma non perché è Maurizio, ma perché Maurizio ha il coraggio di portare avanti qualsiasi cosa i cittadini ritengano giusta, scontrandosi con questi poteri forti che a volte hanno anche appoggi criminali, questo si può dire. Quindi coraggio, diamo sostegno a questa squadra meravigliosa. E mi hanno detto in bocca al lupo, no, perché sennò gli ambientalisti poi si risentono, però magari in culo alla balena si può dire, Domenica. Un abbraccio a tutti.